non vediamo tutto, non è più possibile vedere tutto, perché anche qui entrano in gioco i restauri chiamati appunto Scalabriniani. Accennavamo già questa mattina, Scalabrini promuove questi lavori per ripristinare l'aspetto originario della cattedrale, quindi rimuovendo molte decorazioni seicentesche che oggi sono per lo più in Palazzo Vescovile, il palazzo alla sinistra della cattedrale. Quindi diciamo che qui ritroviamo un po' l'aspetto che vediamo oggi, è proprio un po' l'atmosfera che Scalabrini ha voluto restituire alla cattedrale. Scalabrini poi è legato a questo luogo perché qui il suo corpo riposa e quindi abbiamo, poi sicuramente farete la pausa, la tappa prima di uscire dalla cattedrale, presso la tomba di Scalabrini. Abbiamo un'urna a lui dedicata, un monumento a lui dedicato. Posso dire una cosa? Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote a disposizione per le confessioni. Benissimo, grazie mille. Che giustamente, ecco, se avete, anzi, così vi lascio anche un po' di tempo, adesso controllo. Benissimo, è così. C'è anche tempo per chi volesse accostarsi al sacramento della confessione, è appunto da quella parte il confessionale. Quindi vi dicevo, concluderete sicuramente presso l'urna di Scalabrini, dove c'è anche un monumento, il primo monumento che qui in cattedrale era stato realizzato per lui, dove si può vedere proprio un bassorilievo in cui si mostra Scalabrini in arrivo a New York. E la rappresentazione è affiancata da due figure, la fede e la carità, che erano proprio caratteristiche distintive del nostro Santo Vescovo. Quindi io vi lascio insomma questo momento di raccoglimento prima della celebrazione, vi ringrazio per la vostra visita, per l'attenzione. Scusa? È il politico, sì, il politico che vedete a decorare l'altare è della metà del 1400. È rappresentata Maria perché la cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta e con una serie di santi, ecco, che la circondano, tra cui Sant'Antonino che abbiamo conosciuto questa mattina e questa non ve l'ho ancora nominata, Santa Giustina, che è la copatrona di Piacenza e le sue reliquie sono presenti nella cripta della cattedrale. Se poi avrete eventualmente tempo dopo messa, magari potete anche lì visitare la cripta, è tranquillamente accessibile. Quindi ecco, vi dicevo, vi ringrazio ancora per la visita e l'attenzione e vi auguro una buona celebrazione e un buon rientro. Grazie mille.
buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Ci prepariamo alla celebrazione che avrà inizio tra pochi minuti, provando insieme alcuni ritornelli dei canti che trovate sul libretto che avete con voi, vero? Vedere? Bravi, su bene i libretti, così ci salutiamo anche. Se andiamo sul libretto del nostro pellegrinaggio, a pagina 11, alcuni canti sono molto conosciuti, altri sono semplici, a pagina 11 troviamo il canto alla presentazione dei doni. Ti presentiamo i nostri doni, Signore. Lo faccio sentire io una volta e poi lo ripetiamo insieme. Chi lo sa già lo può cantare con me. Ti presentiamo i nostri doni, Signore, con cuore semplice e sincero. Vabbè, lo scopriremo dopo. Ci prepariamo alla celebrazione. C'è ancora qualche minuto? Ah, grazie. Allora proviamolo insieme, via. Possiamo star seduti ancora, finché ve lo dico. Subito insieme, pagina 11, ti presentiamo. Vai. Ti presentiamo i nostri doni, Signore, con cuore semplice e sincero. Beh, dai, più o meno, poi è così orecchiabile, lo ripeteremo ora dell'ultima volta, lo sapremo benissimo. Alla pagina accanto, l'invocazione all'atto penitenziale, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Propongo una volta e poi ripetiamo. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Molto bene, siamo pronti per iniziare la nostra celebrazione con il canto Gloria a te, Cristo Gesù. Ci alziamo in piedi. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, pietra angolare, seme nascosto, luce nel buio. In nessun altro il mondo si salva, solo in te pace e unità. Ave Maria. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, guidi il tuo prece alle sorgenti e lo ristori con l'acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei
nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in ogni tempo e in ogni luogo, la sapienza di Dio tutto rinnova e attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. In essi risplende la grazia dello Spirito Santo, che restaura negli uomini l'immagine e la somiglianza con Dio. Pellegrini in questa cattedrale, da 900 anni segno di unità per la Chiesa Sorella di Piacenza e che custodisce le spoglie mortali di San Giovanni Battista Scalabrini, confidiamo nella misericordia del Padre e invochiamo il suo perdono per tutte le volte in cui non siamo stati fedeli alla nostra comune vocazione battesimale. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. O che per mezzo dello Spirito Santo hai offerto te stesso innocente a Dio per purificarci dalle opere nostre. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Tu che ti sei offerto per tutti gli ultimi, tu che sei morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Tu che sei venuto in questo mondo a guarire ciò che era malato e a cercare ciò che era perduto. Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre di eterna misericordia, converti a te i nostri cuori, perché nella ricerca dell'unico bene necessario e nelle opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: «Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettili in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te. Non solo se tu camminerai per le sue vie
e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, risonanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto, e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ha promesso. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. I tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Cuore sincero, quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi, voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Beato chi cammina nella legge del Signore. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Ecco ora il momento favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Rinnovo il mio saluto che vi ho rivolto già questa mattina al vostro arrivo, un caro saluto, anche un ringraziamento al Cardinal Oscar per la presenza in mezzo a noi tutto questo giorno e per presiedere questa Eucaristia, così anche i sacerdoti, i laici, i religiose presenti oggi in questa cattedrale. Ringrazio il Cardinale anche per avermi chiesto di rivolgervi queste parole a conclusione del vostro pellegrinaggio, all'interno del vostro pellegrinaggio, che si conclude proprio qui, dove è raccolta appunto la presenza, testimonianza di nostro San Giovanni Battista Scalabrini. C'è un significato profondo è importante in questo vostro venire alla tomba di San Giovanni Battista Scalabrini. E siete venuti qui dopo aver percorso quest'oggi un itinerario spirituale, sulle tracce di quella santità riconosciuta proprio in questi luoghi, in queste strade, ma non solo. La santità che qui ha trovato espressione. Siete convenuti qui, siamo qui tutti oggi per alimentare la nostra esistenza alla santità necessaria per rinnovare la nostra vita battesimale. Abbiamo bisogno continuamente di respirare la santità. La santità come possibile, come desiderabile, altrimenti incaglieremo la nostra esistenza nelle secche dell'abitudine. Non saremo più in grado di osare. Il nostro Santo Vescovo ai suoi preti scriveva riguardo alla santità: non è sufficiente un desiderio, una decisione qualsiasi. Occorre un desiderio e una volontà che siano paragonabili alla fame e alla sete. Avere fame e sete di santità. E ancora, facendo echeggiare San Francesco di Sales, indica una santità possibile per ognuno nel suo stato di vita, così a dirci che la santità è multiforme e si colora con le proprietà, con le caratteristiche di ogni condizione di vita. Vorrei dire che siete qui anche perché, quale espressione della Chiesa di Como, siete parte di questa santità. Non possiamo separare l'esito di un'esistenza credente dal contesto in cui essa è maturata. È vero che la santità di Monsignor Scalabrini è stata riconosciuta nel suo ministero di vescovo, nella sua intelligente e appassionata cura per i migranti. Ma tutto questo sicuramente si radica dentro la sua biografia spirituale, che ha nella sua diocesi di origine, nel suo seminario, nel suo presbiterio, una sorgente decisiva.
oggi voi potete ammirare un frutto della vostra tradizione, un frutto della capacità della vostra Chiesa locale di generare esemplarità di vita cristiana. E lo sappiamo bene che la santità non è mai isolata. Si alimenta in relazioni virtuose e le alimenta a propria volta. Gesù, nella pagina evangelica appena proclamata, ci ha raccomandato la necessità, l'urgenza di essere perfetti. Perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Non si tratta di perfezionismo, peraltro forma dell'orgoglio, che non accetta il limite e quindi neanche la possibilità di sbagliare. La perfezione ha a che fare invece con la giustizia di scribi e farisei rispetto alla legge, che si misura sull'osservanza dei precetti. La perfezione di cui parla Gesù si oppone a quell'idea di perfezione, perché piuttosto coincide con il sacrificio totale di sé. Infatti la radice del termine greco sta nell'agnello sacrificale. Le parole di Gesù inseriscono la santità all'interno di quel cammino della grazia in noi di progressiva somiglianza al volto del Padre. Diventare santi non è altra cosa che manifestare l'essere figli del Padre, così che in noi si possa riconoscere il profilo dell'amore che assicura il sole e la pioggia su tutti, al di là dei meriti di ciascuno. Provate a pensare a quello che spesso è sotto i nostri occhi. Più passa il tempo, più le persone, più noi assomigliamo marcatamente al padre e alla madre. C'erano già dei tratti presenti, ma con il tempo essi si accentuano. Proviamo a immaginare così la vita del cristiano, la vita spirituale, questo progressivo manifestarsi in noi del volto del Padre e del suo amore. Monsignor Scalabrini ha fatto trasparire il profilo del volto del Padre. Grazie al suo amore, grazie al suo rimanere unito a Gesù. Lo scrive in una lettera pastorale: amate Gesù, state uniti a Gesù, che tutta la perfezione del cristiano sta appunto qui, l'unione con Gesù Cristo. Qui è il segreto della perfezione. Qui dimora il principio, aggiunge, di ogni bene, il fondamento e l'origine di ogni nostra grandezza. A proposito di questo legame con Gesù, è evidente quanto possa aver influito nello Scalabrini la devozione respirata dalla mamma verso il crocifisso conservato nel santuario del Santissimo Crocifisso dell'Annunziata. Il crocifisso è l'immagine più trasparente dell'amore totale e incondizionato. Scrive Santo Scalabrini: la croce, più di ogni altra cosa, ci grida amore. La croce è la scuola più sicura dell'amore. Nella legge, traspare dalle parole di Gesù, si raccomanda l'amore per il prossimo, per l'amico, per il compagno, cioè per colui che è dalla tua parte. E in tal modo sembra essere dispensati dall'amare il nemico.
di combattere attivamente contro i sentimenti che nutriamo verso chi ci è ostile. Gesù invita ad amare e a pregare per i propri nemici, così da affidare il nemico all'amore del Padre, sottraendolo al sentimento che egli provoca in noi. È la forma più alta di cura. Consegno insieme a te, insieme a colui che io sento come nemico, anche la mia persona e il mio cuore al Padre, prendendomi cura di te, nemico, verso cui provo avversione o risentimento, mi prendo cura di me, del mio cuore. E anche relativamente a questa benevolenza verso i nemici, di Monsignor Scalabrini ci sono attestati comportamenti di straordinaria carità verso chi lo osteggiò, sia tra laici che tra presbiteri, operò sempre per la riconciliazione, mettendo al centro in particolare la comunione nella Chiesa e con il suo presbiterio. Il cuore e le parole di Gesù dall'alto della croce si sono potute ammirare in lui. C'è un'attualità della sua figura che si può riconoscere nel fatto che anche il suo tempo, come il nostro, è stato un tempo travagliato per alcune grandi questioni che attraversavano la Chiesa al suo interno, ma anche verso l'esterno. Per i fenomeni nuovi, inediti, come quello dell'emigrazione, per le tensioni teologiche e culturali. Che cosa ha reso Giovanni Battista Scalabrini esemplare per noi oggi, per la Chiesa, per il mondo? In lui la carità come passione per il proprio tempo e per l'uomo implicato in esso lo ha spinto a non accontentarsi di quello che era dovuto. La carità pastorale lo ha esposto all'imprevedibile e lo ha trasformato in Vangelo. Così si manifesta la santità, il volto di un Dio appassionato della storia da morire, capace di coinvolgerci in questo mistero di amore. Ed ora eleviamo con fiducia la nostra supplica, lasciandoci ispirare da quella carità che risplende nell'esempio di San Giovanni Battista Scalabrini. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa universale, in comunione con il Papa Francesco, per la Chiesa vivente in Como con il suo Vescovo Oscar, per la Chiesa sorella di Piacenza, per i missionari scalabriniani, invochiamo Dio dispensatore di ogni carisma e ministero. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per chi è segnato dal dolore e chi vive provato dalla morte di una persona cara, per i feriti della vita e le vittime della guerra e della violenza, imploriamo Dio, Padre di ogni consolazione.
noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che si ricordano dei poveri, degli stranieri e degli ammalati, per chi promuove il volontariato e la cultura della solidarietà, per quanti ci hanno chiesto di ricordarli al Signore, supplichiamo Dio, soccorso dei miseri. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la pace e la serenità di tutti gli uomini, per le autorità e le pubbliche istituzioni, imploriamo Dio che custodisce ogni uomo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per le vocazioni al ministero ordinato e alla vita religiosa e missionaria, per noi, chiamati ad essere lettera vivente di Cristo, supplichiamo il Dio della nuova alleanza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. O Dio, che nella instancabile azione pastorale del vescovo San Giovanni Battista Scalabrini hai fatto risplendere la missione della Chiesa di prendersi cura dei più bisognosi, per sua intercessione e sul suo esempio, donaci di annunciare il Vangelo della salvezza, testimoniando la tua misericordia. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Al pane e al vino che presentiamo all'altare uniamo l'offerta della nostra vita, pregando insieme con il canto a pagina 11. Ti presentiamo i nostri doni. Presentiamo i nostri doni, Signore, con cuore semplice e sincero. È frutto della fede. Presentiamo i nostri doni, Signore, con cuore semplice e sincero. È frutto della vita. Signor di festa.
presentiamo i nostri doni, Signore, con cuore semplice e sincero. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore nostro Dio, l'offerta di questi santi misteri ci renda degni di ricevere il dono della tua salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Signore, Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto chi viene nel nome del Signore. Osanna veramente santo sei tu, o Padre, e fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi
come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte, e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, gli rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salva Dio, Salvatore, salva Dio, Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo, Vescovo Oscar, Gianni. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, con i nostri fratelli e sorelle defunti che si affidano alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci accostiamo con fede a ricevere la Santa Eucaristia pregando insieme con il canto a pagina 12. Soccorri i tuoi figli. Soccorri i tuoi figli, Signore, li hai redenti col sangue prezioso.
sia sempre con noi. La tua misericordia in te noi speriamo. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non resteremo confusi in eterno. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, dice il Signore. Soccorri i tuoi figli, Signore, gli hai redenti col sangue prezioso. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te noi speriamo. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non resteremo confusi in eterno. Vostri nemici e pregate per quelli che mi perseguitano. Soccorri i tuoi figli, Signore, gli hai redenti col sangue prezioso. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te noi speriamo. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non resteremo confusi in eterno. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Soccorri i tuoi figli, Signore, gli hai redenti col sangue prezioso. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te noi speriamo. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non resteremo confusi in eterno.
Preghiamo. Non manchi mai la tua benevolenza, o Signore, a coloro che nutri con questi divini misteri. E poiché ci hai accolti alla scuola della tua sapienza, continua ad assisterci con il tuo paterno aiuto. Per Cristo nostro Signore. Un avviso. Al termine della messa ci sarà una preghiera comune a San Giovanni Battista Scalabrini, dopodiché seguirà un tempo in cui ciascuno potrà offrire le proprie preghiere all'intercessione di questo nostro caro santo. All'uscita ci raduneremo sul sagrato della cattedrale per una foto di gruppo, dopodiché ci divideremo nei tre gruppi e raggiungeremo la sede dei padri scalabriniani, dopodiché prenderemo il pullman. Cari confratelli vescovi, cari sacerdoti, religiosi e missionari, prima di chiedere la benedizione del Signore, voglio esprimere anche a nome di tutta questa nostra assemblea la nostra gratitudine più sincera e fraterna. Abbiamo vissuto un tempo di grazia, sostenuti dalla vostra accoglienza, dalla vostra benevolenza. Il santo che voi celebrate è anche quello che noi celebriamo, perché è nostro. Quindi, vivificati dalla potenza dello Spirito Santo e cresciuto in santità a partire dalla grazia battesimale, attraverso il ministero presbiterale che ha maturato nella nostra chiesa di Como e poi qui ha svolto il suo ministero episcopale diffondendo la larghezza del suo amore al di là di questo territorio fino agli estremi confini della terra. Vorrei chiedere per la nostra chiesa, per questa chiesa, di avere tutti insieme la passione per portare il Vangelo gridandolo con la nostra vita tutte le persone che incontriamo, a partire da queste terre che sono nuovamente da evangelizzare, ma che possa giungere la grazia del Signore ovunque, perché tutti possono riflettere la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini. Grazie quindi della vostra presenza, della vostra testimonianza e anche della vostra fraterna amicizia. Invochiamo adesso la benedizione del Signore su tutti voi qui presenti, ma anche sulle nostre chiese, questa in cui noi viviamo, e anche sulla nostra chiesa di Como, a nome anche di tutte le persone che ci hanno seguito attraverso la televisione. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Scenda sui tuoi fedeli, o Signore, la benedizione che invocano e confermali nei santi propositi, perché non si separino mai dalla tua volontà e rendano sempre grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme la benedizione. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Ci mettiamo in cammino comune verso il corpo di San Giovanni Battista invocando l'intercessione dei nostri santi. Dopo la croce, le candele, i concelebranti, i vescovi e il coro, potremo camminare insieme. Intanto preghiamo cantando. Dio Padre nostro Creatore, abbi pietà di noi. Dio Figlio nostro Redentore, abbi pietà di noi. Dio Spirito nostro Santificatore,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio e Signore, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Tu che accogliesti con prontezza la parola, intercedi per noi. Madre di Cristo e della Chiesa, loda il Signore con noi. San Giuseppe, prega per noi. Tu che custodisti il Figlio dell'Altissimo, intercedi per noi. Uomo giusto e discreto, loda il Signore con noi. Santi apostoli del Signore, pregate per noi. Voi che lasciaste tutto per seguire il Maestro, testimoni del risorto, lodate il Signore con noi. San Carlo, prega per noi. Tu che promuovesti una vera riforma dei credenti, intercedi per noi.